Decine di migliaia di persone hanno sfilato nel centro di Londra per difendere il sistema sanitario pubblico, portando uno striscione col messaggio no a tagli, no a chiusure, no alla privatizzazione. I manifestanti, circa 250.000 secondo gli organizzatori, hanno marciato fino al Parlamento. Our NHS is not in crisis. Il nostro sistema sanitario non è in crisi per eccessi di spesa, è in crisi per il sottofinanziamento. La colpa è del governo che ha fatto una scelta politica. Così Jeremy Corbyn, leader del partito laburista, parlando dal palco. Corbyn ha partecipato alla marcia insieme a lavoratori del settore, attivisti e rappresentanti sindacali. Gli organizzatori contestano il piano che prevede la chiusura di ospedali distrettuali e l'accentramento di alcuni servizi, come l'accident and emergency, in un minor numero di siti. 78.